Questa è la nostra ricetta di cucina, per preparare le sfogliatine al salame ovviamente divisa in preparazione e ingredienti. Ingredienti per 6 persone. Questi sono gli ingredienti che abbiamo utilizzato per la nostra ricetta di cucina. 2 dischi di pasta sfoglia. 20 g di farina. 100 g di salame a fette. 50 g di capperi sott'aceto. 3 uova grandi allevate a terra. 20 g di pangrattato. 100 g di formaggio dolce a fette. 2 cucchiai grandi di latte. 20 g di filetti d'acciuga. 4 rametti di prezzemolo. Un tuorlo. Pepe quanto basta. Preparazione ricetta di cucina sfogliatine al salame. Ricetta di cucina sfogliatine di salame. Iniziamo la nostra ricetta di cucina dalle uova, che dovrete prima rassodare e quindi sgusciatele e affettatele. Fatto questo dovrete quindi srotolate i dischi di pasta sfoglia sul piano da lavoro infarinato e bucherellateli. Fatto il primo punto dovrete lavare e sfogliare il prezzemolo, e per farlo dovrete mettere metà nel frullatore con i capperi scolati, le acciughe sgocciolate dall'olio e il pangrattato. Nel nuovo punto della vostra ricetta di cucina di sfogliatine al salame dovrete spellare il salame e quindi procedere a tagliare il formaggio e fatelo quindi a dischetti con un tagliabiscotti. Facendo quindi attenzione ad avere lo stesso numero di fette di salame, di formaggio e quindi anche di uova. A questo, in questo nuovo punto della ricetta dovrete porre le fette di uovo sulla sfoglia ad una distanza circa di 3,5 cm. Sopra ogni fetta di salame mettete una fetta di uovo e una di formaggio. Arrivati quindi a questo punto, procedete a cospargere. Cospargete ogni mucchietto con un po' del trito preparato. Spennellate intorno un velo di albume sbattuto. Coprite con il secondo disco di pasta e premete. Dovrete ora quindi procedere a tagliare ogni mucchietto con un coltellino o la rotella in modo da creare delle sfogliatine quadrate. Fatto questo mescolate quindi il latte con il tuorlo e spennellate la superficie delle sfoglie. Siamo quindi al penultimo punto della ricetta di cucina, ossia quello di trasferire le sfoglie su una placca e mettete in frigo per 20 minuti. Incidetene poi la superficie con un coppa, pasta e 4 tagli obliqui. E siamo quindi arrivati all'ultima fase della nostra ricetta di cucina, ossia la cottura. Dovrete quindi infornate a 200 per 20 minuti circa. Quando sarete arrivati a cottura ultimata togliete dal forno. Sistemate le sfoglie sul piatto da portata e servite. E ovviamente buon appetito a tutti quanti. Tempo di preparazione 40 minuti. Tempo di riposo 20 minuti. Tempo di cottura 30 minuti.